Presentiamo il progetto e cosa può rappresentare per le politiche ambientali degli Alpi. Questo è un progetto molto bello che riguarda il Monte Stella, che è ormai prossimo ai 60 anni di storia e quindi necessita di un intervento ampio di manutenzione. Ma fare la manutenzione in un luogo come il Monte Stella non è semplice e soprattutto va fatto con attenzione all'ambiente e con attenzione anche alle modalità costruttive del Monte Stella stesso. Allora, che si siano messi insieme tante associazioni e tante competenze professionali per fare un progetto, per adeguarlo e per coinvolgere la comunità nel farlo è un'occasione straordinaria. Poi ovviamente ci servono anche le risorse, sia il Comune di Milano che la Fondazione di Comunità che ha finanziato l'iniziativa non si tirano certo indietro, ma questo lavoro collettivo io credo che sia il miglior biglietto da visita per festeggiare i 60 anni di questo parco. Le tempistiche dell'intervento? Si parte sulle tempistiche, si sta partendo già adesso con le prime attività di coinvolgimento del territorio e poi nel 2020 vedremo già i primi lavori. Può diventare effettivamente un nuovo polmone verde per la zona di Ovest? Beh, è già un polmone verde importante, il problema è che va mantenuto al meglio e va evitato che anche i cambiamenti climatici che sono in corso ne pregiudichino la fruibilità che c'è oggi. In quale modo i cittadini possono intervenire attivamente a questa Ma allora, da un lato ci sono dei professionisti, degli ingegneri, dei geometri che guidano la parte tecnica del progetto perché ovviamente necessita di competenze specifiche, ma tutti i cittadini possono collaborare sia nelle attività realizzative sia nelle tante attività associative che fanno vivere quotidianamente il parco. Si tratta anche del primo progetto con un occhio particolare di disabili. Sì, il parco, dicevamo prima, in realtà è in larga parte già oggi accessibile alle persone disabili, però e se il parco deve essere per i cittadini deve essere per tutti e quindi può essere anche un modo per analizzare alcune criticità che magari sono meno visibili o quasi tollerate pensando che dato che il parco ha una sua storia è giusto che ci siano alcuni punti fatti in un certo modo che invece magari possono essere risolti e poi bisogna avere attenzione a tutte le disabilità, pensiamo anche al tema dell'Unione dei Ciechi e dell'Unione Italiana Ciechi che è partner del progetto, certo che magari il parco è accessibile dal punto di vista delle barriere architettoniche ma anche la segnalazione di come renderlo accessibile per i non vedenti è altrettanto importante.